Salve e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare ai ferri questa bellissima lavorazione e il punto rete, una lavorazione ideale per poter realizzare tantissimi progetti. Possiamo realizzare dei coprispalle, possiamo realizzare dei top, dei cardigan, possiamo realizzare anche delle copertine. Non è una lavorazione reversibile, vedete, una parte che va sul dritto e una parte che va sul rovescio, anche se comunque è bella anche sulla parte al rovescio, quindi volendo possiamo anche realizzare delle sciarpe. È una lavorazione che si sviluppa su quattro ferri di andata e di ritorno, mentre invece il numero di maglie da avviare, dobbiamo avviare un numero di maglie multiplo di 3 più 1 più 2 per il vivagno, quindi multiplo di 3 più 1 più 2 maglie per il vivagno. E vi ripeto, è una lavorazione semplice, quindi anche i principianti possono realizzare. Bene, prima di andare al tutorial, vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella, così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre, vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook, sul mio profilo Instagram. E anche su TikTok, giù in descrizione vi lascio i link delle pagine e sempre giù in descrizione vi lascio anche il link dove potete acquistare materiali accessori per le vostre creazioni. Ora andiamo al tutorial e realizziamo insieme questa bellissima lavorazione ai ferri. Allora, per il mio campioncino ho avviato sui ferri 15 maglie multiplo di 3 più 1 più 2 per il vivagno, in totale 18 maglie. Sto utilizzando dei ferri numero 4 e mezzo con un filato adatto. Per quanto riguarda l'avvio delle maglie sui ferri, di come si lavora la maglia a diritto e come si lavora la maglia a rovescio, ho fatto un tutorial a parte di cui vi metto il link giù in info box. Allora, iniziamo con il primo ferro del modulo. Allora, come vi ho detto prima, la lavorazione si sviluppa su quattro ferri di andata e di ritorno. Iniziamo il primo ferro, vado a lavorare, come voi ben sapete, la prima e l'ultima maglia sono maglie di vivagno che io vado sempre a lavorare a diritto, indipendentemente dal resto della lavorazione. Quindi inizio a lavorare il primo ferro tutto a diritto. Quindi lavoro ogni maglia a diritto per tutte le maglie che stanno sul ferro. Quindi ogni punto a diritto in modo molto semplice. Lavoro le mie due ultime maglie e termino con un punto a diritto che è la maglia di vivagno. Terminato il primo ferro, adesso iniziamo il secondo ferro. Allora, per il secondo ferro andiamo a lavorare tutte le maglie al rovescio. Lavoro la mia prima maglia a diritto e poi proseguo a lavorare tutte le restanti maglie, tranne l'ultima, al rovescio. Quindi, il secondo ferro del modulo, tutte le maglie al rovescio. Quindi il primo tutte le maglie a diritto, un ferro tutto a diritto, il secondo un ferro tutto a rovescio. Così. Lavoro le mie due ultime maglie a rovescio e termino con un punto a diritto, una maglia a diritto che è la maglia di vivagno. Abbiamo in questo modo terminato anche il secondo ferro del modulo. Adesso iniziamo il terzo ferro, che è un po' diverso, a cui dobbiamo prestare un po' più di attenzione, però vi posso garantire che man mano che andiamo avanti con la lavorazione, poi ci risulterà essere sempre più semplice. Bisogna solo memorizzare i vari passaggi. Quindi andiamo avanti con il terzo ferro. Allora, per il terzo ferro proseguiamo in questo modo. Allora, vado sempre a lavorare la mia prima maglia a diritto, che è la maglia di vivagno. Poi lavoro, vedete, due maglie insieme a diritto. Lavorate le due maglie insieme a diritto, vado a fare un doppio gettato, quindi faccio passare il filo una volta sul ferro così e poi lo faccio passare un'altra volta, quindi per due volte. Una volta che abbiamo fatto il doppio gettato, passiamo
due maglie sul ferro senza lavorarle e le andiamo a prendere da dietro, così da davanti, in questo modo, e le facciamo passare sul ferro opposto. Ora andiamo a lavorare una maglia a diritto. Lavoriamo la maglia a diritto. E una volta che abbiamo lavorato la maglia a diritto, andiamo ad accavallare le due maglie che abbiamo passato sulla maglia a diritto che abbiamo appena lavorato, così. Di nuovo faccio il doppio gettato, quindi una e due volte, faccio passare il filo sul ferro due volte. Di nuovo prendo due maglie dal davanti così e le passo sul ferro opposto. Una volta che abbiamo passato queste due maglie sul ferro, vado a lavorare una maglia a diritto. Così. Una volta che abbiamo lavorato la nostra maglia a diritto, andiamo ad accavallare le due maglie che abbiamo passato senza lavorare sulla maglia che abbiamo appena lavorato a diritto. E questo è il passaggio che dobbiamo fare sempre per il terzo ferro. Quindi doppio gettato, faccio passare due volte il filo sul ferro, così. Passo due maglie senza lavorarle. Lavoro un punto a diritto. E poi vado ad accavallare le due maglie che abbiamo appena passato senza lavorarle sull'ultima maglia che abbiamo lavorato. Ancora. Doppio gettato, due volte il filo sul ferro, facciamo passare le due maglie senza lavorarle, così lavoriamo un punto a diritto e andiamo ad accavallare le due maglie che abbiamo passato sul punto a diritto che abbiamo appena lavorato, così. Facciamo il nostro ultimo doppio gettato, quindi una e due. Vedete che ci rimangono tre maglie sul ferro. Andiamo a lavorare due maglie insieme a diritto, così, e poi chiudiamo con una maglia di vivagno a diritto. Abbiamo terminato in questo modo anche il terzo ferro del modulo. Vedete che iniziano a intravedersi fori. Ora dobbiamo lavorare il quarto e ultimo ferro. Allora, il quarto e ultimo ferro del modulo ci troviamo sul rovescio del lavoro e proseguiamo a lavorare in questo modo. Allora, lavoro la mia prima maglia a diritto, la maglia di vivagno, poi lavoro una maglia a rovescio. Lavorata la maglia a rovescio, vado a lavorare un diritto. Poi vado a lavorare due rovesci, quindi una e due e un diritto, due rovesci, uno e due e una maglia a diritto. Quindi dobbiamo alternare due maglie a rovescio con una maglia a diritto. Due rovesci, due diritto e terminiamo con due maglie a rovescio, una e due, e chiudiamo con un punto di vivagno a diritto. Abbiamo con il quarto ferro terminato il nostro disegno, il nostro modulo. Ora, per andare avanti con in cambio un giro oppure con la lavorazione che volete realizzare, non dobbiamo fare altro che ripetere sempre e solo questi quattro ferri. Quindi io ripeto il modulo per un tot di centimetri e dopo vi farò vedere il risultato finale.
Bene, ed ecco che sono andata avanti con la lavorazione e ho ripetuto il modulo più volte. Questo è il risultato, quindi una bellissima lavorazione traforata, leggera, con la quale possiamo realizzare tantissimi progetti. Vi ripeto, possiamo realizzare dei coprispalle, possiamo realizzare dei cardigan, possiamo realizzare dei top, ma anche delle bellissime copertine, proprio per questo effetto traforato. Inoltre, come vi dicevo prima, visto che non è una lavorazione reversibile, perché questa è la parte che va sul dritto e questa è la parte che va sul rovescio, però come vedete è di bell'aspetto anche sul rovescio, quindi volendo possiamo realizzare anche delle bellissime sciarpe, magari delle bellissime sciarpe grandi che con questo effetto traforato saranno calde e leggere, però volendo lo possiamo anche realizzare con il cotone, che comunque questa è una lavorazione che si presta bene ad essere lavorata sia con i filati più doppi come la lana, ma anche con i filati più sottili come il cotone. Bene, questo è il mio tutorial. Io spero tanto di esservi stata chiara e, come sempre, spero di avervi dato qualche spunto in più per le vostre creazioni. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like, lasciatemi anche un commento, magari per farmi sapere se la lavorazione vi è piaciuta, oppure se magari la utilizzerete per poter realizzare qualche vostro progetto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, così da essere sempre aggiornati, su nuovi tutorial. Inoltre seguitemi anche su Instagram, Facebook e su TikTok. Giù in descrizione, come vi ho detto prima, vi lascio i link delle pagine. Bene, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!